Salve a tutte, in questo video vi farò vedere delle maschere di carnevale, anche se ormai è passato il tempo, ma io volevo farvele vedere ugualmente. Le ho create interamente con la pasta polimerica e poi ho aggiunto degli strass e cose così. Ve li faccio vedere, voi fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto, ciao. Allora, questa è la prima maschera che io ho creato con pasta polimerica perlata, in questo caso ho usato il fimo e ho usato anche degli stampini per creare queste forme e poi ho aggiunto semplicemente degli strass in plastica. Questa qui è mezzo volto, anzi un quarto, perché prende solo un lato, la parte destra, ma alla fine vi metterò una foto dove le indosso io. Niente, non si può dire che sia semplice perché è molto particolare. E adesso vi faccio vedere le altre. Allora, c'è questa qui che io ho creato con della pasta, come base c'è pasta color carne, carne chiaro. Poi ho usato delle fettine di cane a fiore, quello che vi ho fatto vedere in precedenza. Se non l'avete visto, vi metto il link qui. E la cane a farfalla l'ho creata molto semplicemente. Poi qui ho aggiunto dei merletti che aveva mia mamma in casa, e poi ho aggiunto anche questo. Ho applicato le cose e in mezzo ho aggiunto della conteria veneziana. Poi vi farò un altro video e vi spiego che cos'è la conteria veneziana. Ho aggiunto degli strass bianchi e niente, questa è l'altra. Poi mi raccomando, come al solito, io adoro leggere i vostri commenti, ditemi cosa ne pensate. Poi c'è questa qui. Questa qua è una mascherina sempre tutto volto, prende solo lo sguardo, ed è, se, a mio parere tutte sono particolari, ma secondo me questa è particolare, è molto particolare più delle altre, perché no, senza volerlo, devo essere sincero, io ho applicato questi ciondolini a goccia, queste pietrine a goccia, e ho aggiunto anche queste altre sull'arancione. Poi, per sbaglio, ho tagliuzzato un lato, e siccome io avevo sovrapposto tanti tipi di pasta polimerica, è uscito una sorta di questo disegno qua. Allora ho deciso di crearla tutta in questa maniera. Qua sembra proprio strappata. Io l'adoro, questa qua. E poi su ho aggiunto degli strass, che sono di colore aranciato, ma che va verso l'oro. Niente, questa è un'altra. Poi con lo stesso tipo di pasta ho creato quest'altra che è mezzo volto. Potete vedere anche le fotografie nella mia pagina Facebook, che vi metterò sempre il link giù nel box informazioni. Ecco, qua ho messo delle pietre. E poi tutto intorno a questi Swarovski, qua c'è una pietruzza a forma di goccia gialla che segna come una lacrima. Eccola qui, questa qua è un'altra. E poi c'è l'ultima. Questa qui. Questa qui mi sono ispirato ovviamente alla natura. Ho fatto una cane a forma di foglia che va dal giallo verso il verde. E ho fatto con uno stampino la forma delle rose. Queste sono perle in vetro, pellicciate rosse. Qua ci sono delle piccole rose che ho creato sempre con la pasta polimerica. Qua ho fatto questi rigori e niente, poi l'ho ricoperta con degli strass bianchi. Poi mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Ho aggiunto anche qui sopra delle perle rosse, questa è la stessa, una perla qua, e niente, fatemi sapere. Un bacione, ciao.